pattuglie schierate ai varchi e agenti della polizia municipale dotati di tablet, in grado di rilevare attraverso il numero di targa se il veicolo è autorizzato all'accesso nella zona a traffico limitato, in attesa che vengano attivate le telecamere. La ZTL si estende da Piazza Giulio Cesare a Via Cavour e da Porta Felice a Porta Nuova. Il giorno è arrivato, la ZTL è attiva dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, senza interruzione il sabato dalle 8 alle 13, escluso la domenica di festivi. Ho fatto un foglio, mi hanno rilasciato un foglio che chissà mi dovrebbero che fermare, presento questo foglio, quindi non ho pagato niente. Poi con me io mi porto in macchina tutto il resoconto perché ho il 100% della disabilità. C'è meno traffico in città perché io penso che gran parte non l'ha fatto perché spendere i 100 euro qua è il sindaco Orlando con la sua giunta che vuole piccolo in più. Cari automobilisti, siete avvisati perché oltrepassa l'area senza tagliando sono previste multe molto salate. Per i mezzi a benzina fino a Euro 2 e diesel fino a Euro 3 la sanzione è di 164 euro, per chi paga entro 5 giorni di 114,40 euro, mentre per chi circola con un'auto da Euro 3 in su la multa è di 81 euro. Bisognerà munirsi del tagliando anche per parcheggiare all'interno della ZTL, altrimenti la sanzione prevista è di 41 euro. Insomma, controlli a tutto campo e come accade sempre all'avvio di un provvedimento, non sono mancate le lamentele dei cittadini, soprattutto dei residenti. La cosa ancora più terrificante è che se i residenti ovviamente non hanno il pass e hanno la macchina parcheggiata, comunque verrà multata. Io sto andando a levare la macchina perché mi dice guardi che lei non ha fatto ancora il pass, ce la deve levare o la faccio la contravvenzione, allora la vado a levare. Sono residente e devo pagare. Questo provvedimento è una truffa autorizzata al signor Orlando. Questa è una truffa. Stesso di non c'era, come dobbiamo pagare? Me lo dica lei.